Parole che commuovono, che uniscono, che scaldano il cuore, ma allo stesso tempo parole che possono ferire, offendere e allontanare. Di questo e tanto altro si è parlato alla Chiesa di Santa Maria del Gonfalone a Fano nell'ambito della presentazione del libro virtuale e reale di Giovanni Grandi, un appuntamento messo a punto dall'Associazione Il Paese dei Balocchi nell'ambito dell'edizione 2021 dedicata proprio alla parola. Il focus è stato quello della promozione di stili di comunicazione non violenti online. Questa sera è l'ultima serata del Paese dei Balocchi, è la serata dedicata alle parole ostili e quindi è una serata importante perché ospitiamo professore dell'Università di Trieste che, oltre a parlarci di questo suo libro virtuale e reale, al termine della presentazione il sindaco di Fano firmerà questo manifesto contro le parole ostili. Inoltre questa è l'ultima serata di tutti gli eventi che abbiamo organizzato quest'estate, Paese dei Balocchi Smart Edition. Possiamo trarre una valutazione molto positiva e siamo molto contenti. Viviamo in un tempo in cui utilizziamo tantissimo le parole, soprattutto sui social media, soprattutto attraverso la scrittura. Molto spesso anche accade che le cose ci scappino di mano e tante relazioni magari si inquinano proprio per una parola di troppo, una parola mal posta. Allora la cura delle parole è anche cura delle persone. Riuscire a riflettere su quello che stiamo scrivendo, su quello che stiamo dicendo, fermarsi, contare almeno fino a 10 prima di premere invio è estremamente importante, un gesto semplicissimo che però esprime la nostra cura, che ripeto non è soltanto per le parole ma anche per le persone. Allora il messaggio anche di questa sera è proprio questo, darsi il tempo per rileggere quello che scriviamo, per riuscire a esprimere con questo tempo anche la nostra attenzione per gli altri e il nostro desiderio alla fine di usare le parole come ponti e non come armi per separarci dagli altri e per offendere. Le parole sono anche degli strumenti per avvicinare, per accarezzare alle volte ed è importante imparare a usarle anche in questo modo. Presente anche il professor Giovanni Bocciartieri che fa parte assieme a Grandi dell'associazione Parole Ostili. A riflettere su come usiamo le parole, in particolare sui social media, è particolarmente importante in questo periodo della nostra vita perché la maggior parte delle persone passano molto tempo all'interno di contesti legati agli schermi e si relazionano gli uni con gli altri attraverso questo tipo di schermi. Anche il contesto della pandemia ha accelerato questo tipo di dimensione. Riflettere su come stiamo online, su come ci relazioniamo con gli altri e se è possibile rendere l'ambiente meno tossico diventa un'esigenza molto molto forte. È molto importante. Questo libro e in particolare il progetto Parole Ostili che lavora su questo in qualche maniera riesce a sensibilizzare il nostro modo di collegarci gli uni agli altri all'interno del mondo online e di costruire delle relazioni più forti facendo sì che l'ambiente internet non sia solamente un'esperienza negativa per tutti. Al termine dell'incontro il sindaco di Fano Massimo Seri ha firmato il manifesto della comunicazione non ostile. Noi sappiamo che la comunicazione alcune volte può essere più incisiva di un'arma. Si possono ferire persone, si possono creare situazioni di disagio nei confronti di chi è emarginato, pensiamo alla comunicazione aggressiva di genere. Quindi comunicare è un elemento delicato, specialmente in una società come quella che viviamo oggi, dove la parte virtuale alcune volte si sostituisce alla realtà, dove coloro che sono nascosti dietro una tastiera possono con un dito arrecare veramente danni incalcolabili. Ecco, riflettere su questi temi diventa importante. Nello specifico questa sera firmerò anche il manifesto contro la comunicazione ostile. Vogliamo con questa firma trasmettere un messaggio positivo, portare le persone a riflettere e anche noi nel nostro piccolo comportarci in modo corretto con una comunicazione non ostile.